Allora ci siamo, sto per provare la mia prima Moto Guzzi, la V7. No vabbè, la guzzona! Allora signori miei, finalmente ci siamo, sabato 13 settembre 2024, sto andando con la Tenere al raduno internazionale Moto Guzzi Open House 2024. Sono gasatissimo. E ho appena fatto la vaccinazione antitetanica, quindi spero di non svenire schiantandomi direttamente nel lago. Aspetta, prima di continuare con il video, ti sei ricordato di iscriverti al canale? Guarda, è un gesto semplicissimo, ti basta cliccare su iscriviti e mi farai molto felice. Fallo se ti sto simpatico e se ti piacciono i miei video. Grazie. A parte questo però sono veramente contento perché Moto Guzzi è un brand che mi trasmette tanto fascino, tanto interesse e le ultime moto che sono uscite sono molto belle e non vedo l'ora di provarle nei test ride che fanno lì direttamente in loco. Basta chiacchiere, già ne faccio poche di solito, adesso basta, fermi. Non dovete fare tanta fatica nel sopportarmi perché vi risparmio il viaggio, ci vediamo direttamente lì, ciao! Signori, siamo arrivati sul lago di Como, Mandello dell'Ario. C'è un vento assurdo, infatti qua c'è abbastanza sereno ma c'è questo vento devastante, proprio che ti si muove la moto. Adesso arriviamo in centro dove c'è il raduno che è proprio di fronte alla fabbrica e vediamo e anche dove parcheggiare la moto, eccetera. Ok, siamo arrivati. Vediamo dove parcheggiare. E cominciano già a vedersi un po' di mezzi. E signori, ci siamo. Siamo a Mandello dell'Ario al raduno Moto Guzzi. Guardate che spettacolo. Dimenticate i microfoni, c'è un botto di vento, spero si sentirà. Adesso facciamo un giretto insieme e poi andiamo a prenotare i test ride, dopodiché andremo a fare il giro del museo. Allora, questa qui è proprio tutta questa, è la fabbrica della Guzzi e le Guzzi vengono prodotte ancora tutt'oggi qua dentro, a Mandello dell'Ario sul lago di Como. Già questo, già di per sé questa cosa è affascinante, estremamente affascinante, un po' come l'MV Agusta che viene prodotta a Schiranna sul lago di Varese. Poi diciamo che l'MV ultimamente non ha goduto di grande salute, mentre invece la Guzzi mentre invece la Guzzi è abbastanza rinata negli ultimi anni. Devo dire che i modelli come la V85, vabbè, la V7, la V100 Mandello, no, eccola lì. Guardate che bella, questa io me la porterei subito a casa come seconda moto, la V7 spesa. Bellissima. Guarda il cab che ho provato, il 700. Questa è la vecchia Stelvio, che a me piace un casino, guardate, la sella in cuoio, adesso l'ha rifatta, chissà da dove arriva, dopo guardiamo, sembra piaciuta, gran bella moto, anche quella attuale sia brutta, però quella lì è proprio mutona da viaggione, no, ecco, quella della polizia. Poi i nomi che davano, Stornello 125. Guardate che spettacolo, mamma mia. Cioè queste sono qui in strada, ma roba da museo. Guardate la V85 invece, un po' così rossa e bianca, che bella che è. In questa versione, bellissima. Niente, io ho detto, vengo di venerdì così provo tutto, che non ci sarà casino. Effettivamente non c'è tanto casino, ma erano tutte sold out le moto, quindi è rimasta solo la V7, che comunque volevo provare, però avrei provato volentierissimo anche la Stelvio, pur a dire che chiederò qualche concessionario. Guarda, maledetti, tutti con la Stelvio che volevo provare io, me l'hanno rubata tutti.
Mi è capitata questa, con questa livrea particolare, tra l'altro l'unica con lo scarico Arrow, quindi hanno già capito cosa mi interessa. Casuale, V7 Stone, figata questa livrea con l'aquila rossa. No vabbè, ma che cazzo sto guidando? Sono bassissimo. Bel sound però, eh. Migasa, figa, Migasa come vibra. Wow, che bello. Bella, bella. Questa proprio paglia in bocca. Si va al lago. Gilet di jeans firmato Moto Guzzi. Eccola la mia tenere. Gilet di jeans firmato Moto Guzzi e si va, figa. Cioè, finché non rilascio la frizione non mi dice in che marcia sono. Vabbè, comandi fanno un po' desiderare, però oddio che strano. Il manubrio dà delle vibrazioni piacevoli, morbide. No vabbè, ma che spettacolo, ma di cosa stiamo parlando? Sembro veramente un coglione vestito così su una moto del genere, però l'unica è con lo scarico Arro. Bella con questa livrea così zarrissima. Poi no, è biposto, però biposto però con il sellino sagomato. Boh, che storia. Cioè, mamma mia, no, bellissimo. Com'è morbida. Andiamo in terza. Che motorone. Sentila. Che bello. Cazzo, che stile. Ecco, con questa forse non mi verrebbe voglia di scannare. Andare così, tac. Bello basso di giri che borbotta. Uno scarico slabrato. No, ma è bellissima. Ma stai scherzando. Ovviamente seconda, terza moto, eh. Però no vabbè, no vabbè. Cazzo, ma è bassissima. Paura di toccare le pedane, vediamo lui però. Oddio, eccolo che va, figa. Niente, ok, le pieghe piego di più con l'SH, va bene. No, la cosa bellissima poi del cardano è che ha zero on off, quindi sai, anche andando in due non rischi che ti faccia così, che ti mandi avanti e indietro. Morbidissimo, morbidissimo. Sai che ci farei anche i chilometri, l'unica cosa è la protezione aerodinamica. Ok, adesso invece vi porto, e qui considerate che siamo a 400 metri dal lago. La società anonima Moto Guzzi nasce il 15 marzo 1921 a Genova per mano del cavaliere Emanuele Vittorio Parodi, suo figlio Giorgio e il suo amico Carlo Guzzi. La sede produttiva era proprio qui a Mandello dell'Ario. Come la maggior parte delle aziende italiane in quel periodo, anche la Guzzi era un'azienda all'avanguardia e tra le invenzioni più incredibili ci fu la Guzzi V8 del 1955. Una moto da competizione con un vero e proprio V8 da 500 cm cubici, rimasta nella storia poi come l'unica moto al mondo da competizione con un frazionamento così elevato. Oggi ce ne sono pochissime e valgono anche fino a 250.000 euro. Un'altra storia incredibile è la Galleria del Vento, oggi non più in funzione, che purtroppo non sono riuscito a visitare. Progettata nel 1950 e inaugurata nel 1954, era la prima Galleria del Vento costruita in Europa e la prima nel mondo all'interno di un'azienda motociclistica, tanto che la Guzzi ci faceva venire anche altre aziende automotive a testare i suoi prodotti. Dal 2004 l'azienda fa parte del gruppo Piaggio, che è riuscita fortunatamente a risollevarne la produzione, evitando che facesse la fine di altri marchi italiani svenduti ad aziende cinesi, tanto per dire un esempio.
col reparto militare, immagino che queste coperture fossero anche per i proiettili, probabilmente, non lo so. Polizia. Il falcone della polizia. Mamma mia, bellissimo. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video, grazie a tutti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se vi sto simpatico e ci vediamo con prossimi video. Ciao!